Salve a tutti amici di Marcosbox, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi è dedicata a commentare il recente rilascio di Linux Mint 15. Linux Mint 15 che porta con sé non solo la nuova versione di Cinnamon, il famoso desktop derivato da gnome Shell, forcato da gnome Shell, che mira a realizzare un ambiente quanto più possibile al vecchio look and feel di gnome 2, ma porta anche una serie di programmi che, come avete avuto modo di leggere nella mia guida recensione post installazione, tanti piccoli programmi appunto che semplificano la vita dell'utente che per la prima volta si affaccia al mondo Linux. Come dicevamo, appunto, Linux Mint 15 introduce diverse nuove funzionalità, da quelle più velleitarie, diciamo così, che sono praticamente il nuovo login manager che gestisce i temi in HTML, che è una ficata, però su alcuni computer come il mio vecchio schifosissimo PC per i test, ha notevoli problemi nelle animazioni, quindi si è costretto a utilizzare la versione classica statica. Introduce il nuovo programma Software Source, che praticamente non è altro che un programma che serve appunto a gestire la distro, aggiungere abilità ai repository, aggiungere PPA, aggiungere chiavi e cose di questo genere. È semplice, immediato, avrebbe bisogno di un ritocco, di un restyling grafico, però comunque è di facile utilizzo. Porta con sé il nuovo tool per la gestione dei driver, questo mutuato sempre da casa Ubuntu, che è stato sviluppato perché, come ben sapete, sull'ultima versione di Ubuntu manca giochi e la gestione dei driver è stata integrata all'interno di Ubuntu, i driver proprietari. L'altra novità, come abbiamo detto, è Cinnamon 1.8. Cinnamon 1.8 è stabile, veloce, le funzionalità più o meno sono rimaste le stesse, perché comunque non sono state aggiunte chissà cosa. Però appunto, leggevo nei changelog, sono stati fissati 1000 bug e passa dalla vecchia versione adesso, quindi il lavoro di Clem e dei suoi sviluppatori è stato quello di renderla, consolidarla, per renderla appunto più stabile possibile. Le altre novità riguardano il file manager Nemo, fork di Nautilus, che ha ricevuto un restyling grafico molto gradito, molto bello, a parte per Breadcrumb, cavolo, si chiama quelle cose da sopra, che fanno leggermente schifo, potevano integrare in maniera diversa, magari in stile Dolphin. Però comunque le funzionalità ci sono quelle piccole chicche, come ad esempio già l'integrazione del menu apri nel terminale con il tasto destro, l'indicazione dello spazio in basso, l'indicazione dello spazio nella barra laterale, cioè sotto ogni hard disk montato, ogni partizione montata, c'è cioè una barra che visivamente a colpo d'occhio subito vi fa capire quanto spazio è occupato e quanto spazio è disponibile. Piccole, piccole cose, piccole fesserie che comunque rendono il file manager carino e fatto bene, diciamo. Le altre novità di Linux Mint 15 sono la presenza dell'aggiunta dei Deskless, che sarebbero una specie di clone dei plasmoidi che abbiamo su KDE, funzionalità che è stata aggiunta, però non vedo una reale utilità, perché sono dei piccoli widget che uno può mettere sul desktop con piccole applicazioni. Oppure fesserie tipo orologio. Io non, su KDE non li utilizzo i plasmoidi, non li utilizzerò nemmeno su Linux Mint, perché non hanno, in mio avviso, non hanno tanto senso, perché comunque uno o sta sul desktop o sta sulla finestra dell'applicazione, cioè non è che si mette a guardare il desktop, a mirarlo e a vedere i vari widget che stanno da sopra. L'altra novità è il nuovo tool per gli screensaver. L'hanno voluto aggiungere, sì. Hanno aggiunto alcune cose carine, come la possibilità di lasciare un messaggio. Bah,
Sì, tutte queste aggiunte secondo me vanno nel, sono state fatte in funzione di un distaccamento totale nei confronti di Gnome, che è stato confermato nel recente post, poi vi linko il post in calce, dove Clem ha annunciato che nella prossima versione di Linux Mint 16, avremo Cinnamon 2.0. E il lavoro sarà incentrato per quel rilascio per distaccarsi da Gnome e avere un desktop indipendente. E in quest'ottica, secondo me, appunto, si piazza la scelta di distaccare i vari programmi e di appunto crearne dei nuovi per sostituire i programmi di Gnome. Cioè, ad esempio, c'è il Control Center che adesso è stato aggiunto, che per evitare di caricare il Gnome e il Control Center. Control Center di Mint, che ha già tutte quante le impostazioni per gestire Mint e per gestire la distro. Anche questo è fatto bene. L'unica pecca, a mio avviso, è avete presente la voce in basso a destra per switchare per le modalità avanzate. Cioè, sì, vabbè, sì, è effettivamente per gli utenti alle prime armi, meno cose si vedono, meglio è. Però potevano anche lasciarla. Sì, avrebbe dato un po', cioè nel senso già presentare con tutte quante le opzioni disponibili, avrebbe lasciato un po' essere fatti gli utenti alle prime armi, però comunque un'icona in più non penso che faccia poi così male anche l'utente che si affaccia per la prima volta a Linux. Carina l'idea che hanno aggiunto del gestore delle spezie, così come viene chiamato, praticamente quel nuovo programma che è stato integrato, che consente di scaricare applets, deskless, temi, estensioni, così come avviene su KDE. Mi è piaciuta appunto questa capacità di Clem di prendere il meglio che c'è negli altri desktop e importarlo. Perché effettivamente si sentiva la mancanza di un centro di controllo unico dove poter scaricare al volo temi per Cinnamon. Estensioni, applets e quant'altro, in modo senza dover poi scaricare ma o proprio mega interfaccia. Mi è piaciuto tanto. Le considerazioni su questo rilascio. L'ho provato sin dai primi di maggio, dalle prime versioni, sì, l'ho provato nell'uso di tutti i giorni, benché io ami KDE. Devo dire che l'ultima versione di Cinnamon, l'ultima versione di Linux Mint, è fatta appunto, come dicevo in apertura, davvero bene. È indicatissima per gli utenti che si affacciano la prima volta al mondo Linux, perché si ritrovano sostanzialmente con un ambiente desktop simile, per esempio, appunto, simile Windows, con la barra in basso, il lanciatore applicazioni. Già sistemato con alcuni collegamenti rapidi, tipo quello dei browser e altre fesserie. Appunto, già la presenza nella versione DVD, che è quella che è la main edition, di codec multimediali e quant'altro. Cioè, un utente che installa Linux Mint 15 si ritrova con tutto il necessario per poter essere produttivo sin dalla prima installazione. E mi piace appunto questa filosofia di Linux Mint, che ben si sposa con fornire un ambiente desktop completo e funzionale per appunto gli utenti che si avviano la prima volta nel mondo Linux. Hanno già tutti i programmi, già tutti i codec, non devono subito entrare nell'ottica dell'utilizzo del terminale, perché la gestione degli aggiornamenti, come sappiamo, in Linux Mint è eccezionale, c'è cioè un tool apposito che limita il più possibile l'intervento dell'utilizzo del terminale da parte dell'utente. Può non piacere agli utenti avanzati. Io quando utilizzo Linux Mint utilizzo solo il terminale disabilito da alcuni tool, per esempio quello per gli aggiornamenti, perché francamente non mi interessa, utilizzo il terminale, quindi. Però appunto per l'utente che si avvia per le prime volte nel mondo Linux è una vera e propria manna dal cielo. Consiglierò Linux Mint 15 a chi mi chiederà una distro facile da utilizzare, che
appunto facile da utilizzare per chi si avvicina per la prima volta al mondo Linux, perché a mio avviso la strada intrapresa da parte di Graham è quella giusta. Dovrebbero soltanto togliere quel maledetto verde, che non so voi, ma a me quel verde che viene utilizzato in Linux Mint me sta qua proprio, mi causa conati di vomito. Ritoccassero un pochettino la parte grafica, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Con questo concluso, a voi commenti, voi che cosa ne pensate di Linux Mint e dell'ultimo rilascio di Cinnamon. Appunto, a voi commenti, a voi i pareri, lasciateli qui o lasciateli nel blog. Non so se avete visto recentemente, un mesetto e più, ho introdotto i nuovi commenti di Google Plus su Marcosbox, e potete commentare direttamente con il vostro account Google Plus. Ad alcuni non è piaciuta questa cosa, effettivamente non è piaciuta neanche a me, però visto che la scelta di Google è quella di integrare i servizi, ho pensato meglio che l'attivo subito che non che l'attivo alla fine, tanto comunque è una cosa che in futuro ci sarà su Blogger, quindi inutile scampare. Alla prossima video recensione, o meglio video discussione, quattro chiacchiere, come volete chiamare voi. Un saluto a tutti, lunga vita e prosperità, e rimanete aggiornati, seguite il mio blog e ricordate, come dice Caverna di Platone, condividere non è peccato. Condividete, diffondete, aiutatemi a far crescere il blog. Alla prossima, ciao ciao!